Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari torna a fare un appello all'Atere e alla Regione, sfrattare gli abusivi alle case popolari che ora guadagnano anche con il subaffitto. Pettinari si fa portavoce dei tanti cittadini per bene che abitano nelle zone periferiche della città di Pescara. Noi abbiamo circa 150 occupanti o case occupate abusivamente nella provincia di Pescara, Ater. Di queste 150, l'80% sono detenuti da criminali pluripregiudicati. Che significa che sono persone a reddito zero che occupano abusivamente l'appartamento, pagano 10 euro d'affitto, 15 euro d'affitto, incassano al mese, incassano 1000 euro al giorno dallo spaccio di droga e magari li ritroviamo con una BMW, una Mercedes parcheggiata solo sotto casa di 70.000 euro. Allora, queste persone vanno sbattute fuori casa, senza se, senza ma. Queste zone vanno bonificate sotto tutti gli aspetti, perché il cittadino onesto poi non paghi di questo. Cosa fanno questi signori delinquenti? Minacciano anche i poveri cittadini onesti. Ci avevano promesso che sarebbero ripartiti gli sfratti, non sono ripartiti. Poi abbiamo anche parlato del racket del subaffitto, cioè cosa abbiamo scoperto? Quello che a Roma si faceva 30 anni fa, adesso iniziano a farlo anche qui, cioè un occupante abusivo sfonda e occupa 10 case, una se la tiene per lui. Nove case le subaffittano ad altri irregolari, quindi lui incassa soldi, circa 100 euro ad abitazione per le altre case, e quindi c'è questo racket di abusivi che si gestiscono il patrimonio pubblico. E poi un presidio fisso di polizia H24, abbiamo quattro zone calde, in quelle zone tipo Via Lazio a Montesilvano un problema serissimo. Lì veramente ci sono bombe sociali, ma poi queste bombe sociali che partono dalle periferie vanno ad esplodere nei centri, quindi furti, le spaccate in centro, spaccio delle droghe in centro. Non dico tutti, ma la maggior parte di questi soggetti partono da quelle periferie. Pettinari, voi avete annunciato: se nulla si muoverà, faremo azioni eclatanti. Ad anno nuovo noi mettiamo in piedi delle proteste importanti, come abbiamo fatto sotto Palazzo della Regione e quant'altro, per far muovere qualcosa.